Oltre al campo di Pasqua, il campo estivo e le varie uscite che facciamo mensilmente, noi scout a dicembre facciamo anche un campo invernale. E quest'anno l'abbiamo fatto a Miano, una piccola zona sperduta nel nulla di Medesano. Detto questo, iniziamo subito col video. Signori, ebbene sì, stamattina si parte per il campo invernale. Signori, ebbene sì, appena è iniziato il campo invernale andiamo a fare subito live. Quest'anno il campo invernale l'abbiamo fatto solo col nostro reparto. E inoltre sono cambiate un po' di cose dallo scorso anno. Non ci sono più i Puma, ovvero la squadriglia dove ero l'anno scorso. Di squadriglie maschili sono rimaste soltanto Castore e Cobra, di cui io sono il capo dei Cobra. E ragazzi, quest'anno di squadriglie abbiamo fatto delle attività che non avete idea. Ne vedrete delle belle in video futuri. Anche se è passato un po' di tempo dal campo invernale a quando sto pubblicando questo video, ci tenevo perché comunque è un po' l'inizio di tutti i video a tema scout che ho registrato quest'anno, perché come avete visto, a causa della non frequente pubblicazione dei contenuti sul mio canale, molte cose che ho registrato durante l'anno non sono ancora state pubblicate e spero di pubblicarle più presto. Ma detto questo, continuiamo col video. Ragazzi, signori, dopo il successo dei vecchi video si torna a fare i video degli altri. Oggi siamo al campo invernale. Una mandata, ragazzi. Le prospettive non sono altissime. Adesso sono capo, dunque ha anche più responsabilità. E non siamo più Puma, siamo Cobra. Piccolo aggiornamento. Lo sai che c'è? Quando mi alzo sto bene. A noi ci basta questo. Non ci manca il resto. Bella. Raga, lasciate like. Cosa? È un paese là. Prendi la cartina. Sì, avevamo sbagliato strada, nonostante Sam stesse facendo la specialità di topografo, ma nonostante tutto siamo riusciti a rimetterci sulla retta via. Sam sta prendendo la specialità di topografo, abbiamo sbagliato strada, io ho detto l'altra. Raga, vabbè. La raga imparata dal maestro, andate sempre a istinto perché il vostro cuore è la vera direzione. Che perla del giorno. Mirko, stai facendo male a me, Mirko l'attacca. Vai, vai, Mirko. E poi dopo non tanta strada siamo arrivati finalmente a destinazione. Che figata sto posto! Non ci posso credere. Bellissimo. C'è un panorama pazzesco. Ricordatevi sempre dire ai vostri capi che siete arrivati. Quadriglia Puma. Puma, sì, no, in realtà siamo Cobra. C'è questa ragazza che mi confondo sempre. Quadriglia, Cobra e Del Vice. Arrivate al punto. Passo. Non faceva bip. Ah, era boost. No, mi sono sbagliato. Cobra e Del Vice. Piccolo PS. Quando chiamate con il walkie talkie, ricordatevi che devono anche rispondere. Perché prima l'abbiamo fatto, ma non prendeva la mia clip. Come mi ha detto prima, c'è Sam che sta facendo la specialità di topografo. Vi ho fatti perdere, bella raga. Esatto, e ci siamo, no. Apriamo la spiaggia. No, non è vero, siamo arrivati. Ma adesso che adesso dobbiamo fare delle attività che ci spiega Sam sulla topografia. Adesso vi insegnerò a calcolare l'azimut di qualcosa che vedete nella vita reale. Se voi volete calcolare l'azimut, scegliete un punto. Quella casella bianca. Voi dovete puntare la bussola con la freccia verso la direzione. Qua sulla bussola c'è una freccia che indica. Voi dovete indicare verso l'oggetto e impostare questo che si gira. Lo zero sulla freccia. E a questo punto, quando individuate l'oggetto, guardate i gradi che sono 275 gradi nord. Passa. Bravo, diciamo che l'ha presa. Prova! Vamos! Comunque adesso mangiamo. E mentre arrivano le altre squadriglie. Bella a tutti, ragazzi. Oh, con un permesso speciale. Dopo aver fatto una foto sfocata e epica, com'è stato questo hike? È il primo per... è un po' corto, è stato, c'è da dire. Basta una camminata del campo estivo, è bello. Non so se è bello, Andrea. Probabilmente dopo che abbiamo mangiato facciamo il consiglio della legge e torniamo. La cosa più triste dello scout. Ma non è vero. Ragazzi, abbiamo fatto consigli della legge, un sacco di robe. Non abbiamo manco parlato di impresa, però abbiamo preparato dei giochi. Che giochi poi. Niente, adesso dopo un sacco, una marea di tempo torniamo alla base. Dopo aver fatto tutte le nostre cosette da organizzare e preparare di squadriglia, siamo tornati ma dal percorso che aveva fatto l'altro gruppo all'andata, ritrovandoci poco dopo in un posto surreale. Questa storia non ha senso, signora. Ci stiamo ribaltando in questa strada piena di foglie. A parte che questa è la strada sbagliata che stiamo prendendo comunque. Questa è un'imitazione di D-Max, vai. Mi chiamo Frank, ho 17 anni e frequento il college nel Kansas. Lui è Mike, il volo della scuola. Lei è lì, la ragazza più popolare di tutti. E lui è B, il secchione della classe. A scuola mi piace giocare a football, ma Bill è sempre molto più grosso e fa sempre colpo su di Lisa. Quella ragazza mi piace e tutte le volte che ci incontriamo divento rosso. Così oggi per Lisa ho deciso di incamminarmi nel bosco. Sì, ragazzi, in cerca del bifido, Mirko Bagliano. Ehi, amico, sei attento, vedo il procedimento.
Raga, non avete capito, si serva qua. A parte che c'è un casino di foglie. Ma che è sta roba? Io immagino la strada sbagliata di entrare su. Accettate, ma quella non mi sembra una strada. Sei sicuro che sta strada? Ma sei sicuro? Ehi Frank, sono qui. Allora ci sono i cinghiali. E la mamma. Che cosa sta succedendo? Cosa è successo? Oh, dovrebbe essere giusto, a parte gli scherzi, si spera. Tu. È venuto un video bellissimo. Oh, ragazzi. Raga, non avete capito la serie. Certo. Il filmando grande. Quella che doveva vedermi. Raga. Che hit. Guarda, la stanno delirando. Lasciate like, iscrivetevi e attivate almeno la 40.000 like. Almeno 40.000 like. 40.000 like. Dopo svariate. Salite. No, come macchina gialla, ragazzi, non incominciate con questo gioco, per piacere. Mo mi spiegate perché la gente deve comprare la macchina gialla. Perché è gialla sta macchina? Poverino Pietro Morello, che quando c'è la macchina gialla manco se ne accorge. Magari sì, non lo so. Svariate, salite in posti che non aspettavamo di esistere. Ce la possiamo fare. Sono le 2.40 e noi alle 3.30 dobbiamo essere a destinazione. Incredibile ma vero, siamo arrivati. Tutti vivi. Qua Fabri Fibra regna. Vabbè, allora, abbiamo parlato un po' di impresa, ragazzi. Se facciamo l'impresa che vogliamo fare, è una roba epica. Ma una roba non epica. Non di più. Esatto, cioè, però è molto difficile quello che abbiamo in testa. Perché permessi, tutte quelle robe. Permessi, non cose varie. C'è da valutare molte cose. Tutto ciò, like, l'abbiamo concluso. Hola. Una volta tornati siamo andati a poggiare gli zaini e ci siamo goduti una caldissima cioccolata caldissimissima davanti a un bellissimo camino. Poi dopo cena, attività, altre cose varie, ci siamo andati a lavare i denti per andare a letto. Informazioni di servizio, se vi interessa. Abbiamo fatto attività, robe varie. E niente, io direi che detto ciò ci vediamo domani. La mattina seguente abbiamo fatto un'attività relativa al tema del campo, ovvero registi e film, eccetera, eccetera. E io, visto che stavo facendo la specialità di regista, ho gestito uno stand di questo gioco. Ok, ragazzi, allora, a parte che questo non è l'aspetto migliore come mi dovrei presentare su YouTube. Comunque, per raccontare un po' di quello che abbiamo fatto stamattina, stiamo facendo delle attività a tema regista, perché il campo è basato su quello, è il tema. E sto facendo queste domande per la mia impresa di regista, che poi sarebbe per fare il brevetto di artista, con anche la specialità di musicista e fotografo. Poi pomeriggio, dopo aver mangiato, abbiamo lanciato le nostre due imprese che abbiamo fatto quest'anno. Allora, oggi lanciamo la nostra impresa. Oggi l'impresa. Vabbè, fatto sta, ieri abbiamo parlato di imprese. Abbiamo preparato un lancio. Si vede bene, il lancio è fighissimo. È un lancio fuori di testa, praticamente è una caccia al tesoro cortissima. Abbiamo preparato qua tutti i bigliettini, adesso dobbiamo andarli a nascondere. Però se viene è bellissimo. Per contestualizzare un po' quello che sto dicendo, per chi magari non è nel mondo scout, ogni anno o di squadriglia, di reparto, comunque o nei gruppetti o tutto il reparto, si fanno delle imprese a scopo benefico, a scopo di aiutare gli altri, a scopo di imparare sempre qualcosa. Nel nostro caso quest'anno non abbiamo fatto di squadriglia. Tra le prime fasi dell'impresa è necessario fare un lancio, ovvero mostrare a tutto il reparto la propria impresa che si andrà a fare quell'anno. Allora, questo è il punto più difficile, perché praticamente si parla tipo la via dello scoiattolo nell'indizio. C'è sto scoiattolino qua, dunque qua si vede un po', però nemmeno troppo. Qua non si vede assolutamente, però è stra easy se ti avvicini. No, adesso andiamo al cimitero là. Secondo me al cimitero lo nascondiamo bene. Questo è il cimitero. Non riprendo tanto perché non è bello riprendere i cimiteri. Adesso vi faccio vedere dove l'hanno nascosto Cesco. Eh sì, siamo qua, c'è l'indizio, il posto. Tutto finisce questo. Non ho sbagliato qualcosa. Secondo me hanno sbagliato veramente molto. No, comunque adesso vediamo di risolvere quel problema là. Comunque dovremmo aggiustare qualcosa. Dovremmo aver risolto. Anche perché l'ultimo punto che avevamo segnato consisteva nel tornare al salone dove facciamo le attività di questo campo. Dunque non aveva senso il punto finale. E poi erano tutti messi male i punti. Comunque dovremmo aver risolto. No, raga, allora le scoiattole hanno già finito. Però ce n'è una stra difficile.
il posto dove, dove c'erano le cartelle con uno scoiattolo. Proprio la squadina scoiattolo non ce l'avevo. C'è ancora Edel e Castori, esatto, in gioco. Beh, raga, comunque sta funzionando, a parte le scoiattoli che hanno finito subito. Sono contento, direi un buon risultato. Dopo aver concluso i lanci sia delle nostre imprese sia delle altre squadriglie, siamo andati a fare delle attività in preparazione alla cerimonia che ci sarebbe stata quella sera al fuoco per i ragazzi del primo anno che sono appena entrati al reparto. Innanzitutto vi aggiorno un po' sulla giornata. Stasera ci sarà il rinnovo delle promesse. Infatti stiamo adesso in questo momento, noi vice e capi, stiamo scrivendo delle lettere per nuovi arrivati al reparto che appunto vogliono rinnovare la promessa. Per chi non lo sapesse, che non è scout, c'è la parte che è i lupetti, che vanno dalla terza elementare alla prima media e dalla seconda media alla seconda superiore, cioè il reparto, dove ci sono le persone più grandi e si inizia a capire veramente cosa vuol dire fare parte degli scout di questa grandissima famiglia. E niente, adesso stiamo scrivendo le lettere, ne abbiamo già scritte due, adesso dobbiamo scrivere la terza. E poi dopo cena, prima di iniziare il momento serale, abbiamo cantato un po'. Rispondo dai pezzi che c'ho, con delle scuse mi penso che mi sono rotto il cazzo e non mi porterò, finché non ci guardo rotto i cani mi ricorderò, poi guardarci sorridere tutto il giorno bro, perché quello poi sta nascendo, non ce lo giocherò bene. Bella per Natale. Viene a Francia questa canzone, non frenò che ci tiene loro a casa che non mi punti la ora e ne verrò. Lo sai che c'è? Che quando mi alzo sto bene, a noi ci passa questo. Ok raga, carico, sette su sette, il giorno di notte, il giorno di notte, il giorno. E dopo questa bellissima serata dove quelli del primo anno si sono preparati in realtà alla cerimonia che sarebbe stata il giorno dopo, siamo andati a letto. Detto questo, stasera faremo la cerimonia e per il resto ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno signore, diciamo che il campo invernale è finito, adesso mettiamo gli zaini e probabilmente... Quella mattina abbiamo giocato a un nascondino epico gigante sgravato con due squadre e abbiamo dato il nostro meglio. Parte il minuto 30 tra 3, 2, 1... Sì, nascondino epico. Adesso andiamo a nasconderci in un posto che non ha assolutamente senso, che abbiamo visto prima perché prima abbiamo cercato. Incredibile, abbiamo vinto. E dove vado? Dove più in fondo. Ciao! Poi abbiamo pranzato... Io un bacio in un no, sono la stessa cosa. E dico beh, ti porterò dove la solitudine è un regalo più bello di una rosa. Sai, non so se ti conviene, mi manchi sai perché. E dopo aver pulito tutto quanto, siamo andati a casa. Guarda, questo campo invernale è tutto a voi studi. Ciao, voglio. Ciao, pilone.